Occorre lodare la passione, la tenacia, la determinazione, l'ostinazione di Maria Velardi, in arte Aragones, una pittrice di Bergamo che si muove nell'ambito devozionale, ma senza però una ripetizione di modelli e di figure che sono legate ai santini, che pure in qualche modo sembrano allusi, ma invece ha una grande e sfrenata fantasia nell'esprimere, come nell'arte copta, il tema della Madonnina, Madonnina dei fiori, Madonnina dell'Europa, questa addirittura in ricordo di Davide Sassoli, la Madonnina dell'Uva, la Madonnina della Laguna, che sono icone di un mondo che è stabile nella verità dei valori eterni in Maria Velardi, ma che si muove con una fantasia, una libertà cromatica che sono particolarmente dedicate all'amore di Dio. C'è una spiritualità, una religiosità profonda, una intimità nel raccontare queste Madonnine che si ripetono mai identiche, ma sempre con l'identico sentimento d'amore per il divino. Ma la sua ostinazione è in quello che lei dice della sua esperienza, delle tante Madonnine che ha affrontato, che hanno evidentemente rappresentato anche un linguaggio riconoscibile e che l'ha resa famosa nell'ambito di quelli che la frequentano, fino a cercare l'avventura di un occhio che potesse giudicarla e dire quello che io sto dicendo, perché leggo, negli ultimi anni ha allestito mostre personali e preso parte a importanti rassegne collettive d'arte contemporanee sul territorio nazionale con il solo scopo di porre la propria arte all'attenzione di Vittorio Sgarbi. Certa che solo lui, con le sue splendide e toccanti parole, possa esprimere appieno la bellezza del viso umano e onorare la Madonnina. Ora, io non so se solo io. Certamente io ho apprezzato queste immagini e l'idea che lei avesse sfidato il rischio di un giudizio che io potevo dare diverso, ma che invece la mia sensibilità e il rapporto umano, oltre che di visione critica, stabilisce con queste immagini, mi pare commovente e tale da meritare un'attenzione che indica l'autenticità di questa sua impresa artistica.